Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia, ma con una ricetta che non è di A Tavola con Silvia. È di una nostra amica. È di una nostra amica, iscritta al nostro gruppo Tutti A Tavola con Silvia e si chiama Tiziana Zaccaria. Grazie, Tiziana. Grazie veramente perché la ricetta per questa pizza pugliese, focaccia pugliese, la stavo cercando da tempo. Perché comunque non, ovviamente non essendo pugliese non l'ho mai fatta e non sapevo neanche come poterla fare. Cioè, e quindi lei gentilmente ha messo un post sul nostro gruppo, ho visto questa meraviglia che ha fatto e di conseguenza le ho chiesto la ricetta ed eccoci qua. Vedete che iscrivendosi al nostro gruppo succede anche questo. Ma certo, ma infatti quel gruppo è nato per questo motivo, perché io più di una volta ho detto se avete consigli, se volete che io faccio qualche ricetta per voi, che voi magari non siete, non è che non siete capaci, perché tutti siamo capaci. Semplicemente magari non avete il coraggio, tra virgolette, di provare a fare un tipo di ricetta particolare. E quindi volete vedere passo passo prima come si fa? Eccomi qua, io sono pronta. Quindi iscrivetevi E diteci, e poi chiedeteci e magari, consigliateci. magari vi copieremo anche qualche ricetta. Ah, Perché copiare? No, chiedere l'autorizzazione di ci farla. mancherebbe sempre. Perché insomma Tiziana mi ha autorizzato, perché ci sono delle persone che magari non sono d'accordo. Certo. Allora, Giustamente. Andiamo con gli grazie ancora Tiziana e ingredienti. cominciamo. Andiamo con gli ingredienti. Allora, abbiamo qui 30 g di olio evo, 10 g di lievito fresco, 2 cucchiaini di zucchero, 2 cucchiaini di sale, scusate, 250 ml di acqua tiepida, 600 g tra farina 0 e farina e semola rimacinata, quindi 300 e 300, e una patata e mezza. Questa lei gentilmente mi ha scritto due patate medie, dato che questa non è una patata media, Un ma è un patatone. patatone. Allora io ne ho messa una e mezza per questo motivo, ok? Quindi più o meno è questa la quantità. Allora, che cosa dobbiamo fare? Io già ho messo nella planetaria le due farine. Adesso metterò il lievito nell'acqua tiepida. In questo modo tutto mi si appiccica, ecco qua, scusate il rumore, insieme allo zucchero, no al sale, se no che succede amore? Contiamo i morti. Il lievito. Decede. Ma questa è quella rossa, non è quella rossa con i pomodori? No, lei l'ha fatta sia Che bianca è rossa? che rossa, quella con i Sì. pomodorini. Ovviamente io farò così. Tutte e Una, due. certo, una bianca per te, perché sennò rompi le Brava. scatole. Così ti voglio. Che manchi i pomodorini pachino e manco che sulla pizza. Se ne può più di sto ragazzo, se ne Secondo può me più. di sì, infatti non. Se ne può più di sto ragazzo. Scherzo, ovviamente. Allora, lasciamo che un pochino con l'acqua tiepida si sciolga. Intanto io che cosa faccio? Vado a schiacciare le patate con lo schiacciapatate. Quindi ci ripetiamo a lievito sciolto, patate schiacciate e per mettere tutti gli ingredienti in planetaria. A dopo. Allora, come vedete abbiamo schiacciato le patate, ma noi le abbiamo proprio passate nel macinaverdure, no? Adesso mettiamo l'acqua con lievito e lo zucchero, che nel frattempo si sono sciolti perfettamente, e l'olio. Il sale lo mettiamo come al solito per ogni impasto che facciamo, per ultimo dopo che l'impasto ha legato già. Quindi in planetaria e dopo 2-3 minuti che sta impastando metteremo il sale. A È una dopo. ricetta lunga questa? Diciamo di sì, perché comunque ha bisogno di una lunga lievitazione. Ci vuole poco per fare questo, nel senso che
un'oretta per le patate più o meno, sì, dipende dalla grandezza, per lessarle e poi il resto, ecco, per impastare l'impasto. Il problema, problema tra virgolette, perché poi dopo la soluzione è bellissima, è buonissima, è che devi fare una lunga lievitazione. Infatti io questa la cucinerò questa sera. Quindi fatta la mattina, mangiare la sera. Esattamente. Perfetto, a dopo. A dopo. L'impasto, come vedete, è pronto. Adesso lo lavoro un pochino sul piano da lavoro. Ho messo un altri, diciamo, 3-4 cucchiai di farina, che non userò tutti, ovviamente. Così, era un pochino appiccicoso, forse perché le patate erano un pochino troppo grandi rispetto alla quantità che mi aveva detto Tiziana. Però devo dire che bello, 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 bello. A questo punto lo metto dentro una ciotola, lo copro con la pellicola, faccio una croce sopra e ce lo scordiamo fino a questa sera. Quindi ci rivediamo stasera. Dopo, adesso sono le 9 più o meno, diciamo verso le 6:30, 7, così. Va bene? A tante dopo. Ore. Ciao ragazzi. Che dite? È lievitato? Ma secondo me sì, eh. Un pochino sì. Appena appena, sì. Però niente. Allora, guardate, guardate che bei fili, eh? Allora, a questo punto noi che cosa facciamo? Rovesciamo il contenuto della teglia, insomma, della ciotola sul piano da lavoro, mettendo un po' di farina prima. Io ne metto sempre un pochino di più, perché poi non so se l'impasto appiccica troppo, eh? Allora, onde evitare, eccoci qua. Lo rimpassiamo un pochino. Ai, si appiccica. Intanto qui abbiamo dei pomodorini. Sì, questi sono i pomodorini che andremo a tagliare a metà e inseriremo nella focaccia. Poi abbiamo anche olio e sale. Ovviamente con questo condiremo la focaccia. Dopo che l'ho rimpassata un pochino, è sofficissima, è vero, sì, veramente una nuvoletta. Grazie Tiziana ancora. Adesso lavo un secondo le mani, perdonatemi, che sì, è veramente soffice. Voi sapete che io non ce la faccio a stare con le mani impiastrate. Ecco fatto, eh? Il forno è acceso intanto? Quello stavo dicendo. Sto facendo preriscaldare il forno. Brava. E ora faccio così, 3/4. Ecco, così, più o meno. E 1/4. In questo modo, questa la farò tonda. Mettiamola sulla farina, perché sennò appiccica tantissimo. Ecco qua. E questa invece la farò per la teglia rettangolare. Quindi ci vediamo a teglie pronte. A questo punto le abbiamo stese e adesso andiamo a mettere i nostri pomodorini in questo modo. Più grandi, più piccoli, senza nessun problema. Ci vuole un pomodorino particolare o? Ma io piccadilli, ciliegino, pachino. Certo, in Puglia useranno dei pomodori loro, giustamente, che sono meravigliosi. Che sinceramente non so che qualità di pomodoro possano essere, eh? Poi mi informerò. Questa cosa a Tiziana non l'ho chiesta. Allora, continuiamo così, mentre questa semplicemente l'ho solo ditata, diciamo, e
andrò a cospargerla con dell'olio. Se avete un pennello è meglio, perché sennò vi rimangono, come vedete, le pozzanghere, le fossette. Invece in questo modo ci vuole un bel po' d'olio, eh? Questo non è un piatto dietetico, però è a basso costo, però assolutamente a basso costo. Eccolo qua, del rosmarino del nostro orto, perché questo ci sta proprio bene bene. Poi il nostro profuma tanto, tantissimo, è vero, ed è pieno di fiori e pieno di api in questo periodo, che ben vengano, ovviamente sono le ben accette. Sale e ora nel forno caldo, preriscaldato e spento ovviamente, per una ventina di minuti, dopodiché andremo ad accendere al massimo del forno per circa 20-25 minuti. A dopo. Allora, come vedete, siamo arrivati alla giusta lievitazione, è diventata un piumino praticamente. Bellissimo. Guardate quanto è alta, guardate anche quella con i pomodorini, stupenda. A questo punto, che cosa facciamo? Inforniamo al massimo della temperatura del vostro forno fino a che non la vedete che diventa bella dorata. Va bene? Quindi presumo sui 20-25 minuti, poi dipende sempre dai forni. Forno statico, ok? Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Beh, io mi ritengo notevolmente soddisfatta. Sì, decisamente. Complimenti alla tua amica. Grazie Tiziana, grazie, grazie mille. Grazie Tiziana, ci hai dato veramente una grandissima idea. Io adesso devo assaggiare e io non è che non amo la focaccia pugliese, però non amo il pomodoro cotto e quindi andrò ad assaggiare quella bianca. Ovviamente. Sai che ci vorrebbe qua sopra? Sì, del lardo di colonnata. No. No. Anche il filetto di maiale stagionato che hai fatto l'altro giorno. Ah, sì, guardate un po'. Che spettacolo. Guarda sotto come è bella unta. Sì. Mi dicono che è buona, perché parlo io, visto che lui c'ha la bocca piena, come al solito. Notevolissima. Wow. Che detto da te. No, 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 io no. Grazie. Signori, è veramente buona. Complimenti. Grazie ancora a Tiziana, che ci ha dato la ricetta. Complimenti Tiziana, grazie ancora. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao.